Innanzitutto, per meglio dire, ripetere in che periodo, quindi in quale momento siamo, quando Rina le dà questa indicazione, dei tre soggetti, in particolar modo di dell'utero. Come ho detto ieri, se non ricordo male, potrebbero sbagliare, però sicuramente dopo la strage di Capace. Se... Però già qualche accenno l'ha fatto pure prima. Aveva fatto prima. Lei ha detto ieri che fece questi tre nomi, ma facendo capire che non gli interessava. Giusto? Sì. Accompagnati da gesti dalle mani con la testa. La mia interpretazione è questa, magari mi sbaglio. Lei ha conoscenza di qual era il canale di contatto, abbiamo detto dopo Capa, quindi comunque siamo nel 92, con Dell'Utri? Lui non me l'ha detto, però sento parte di cosa nostra indagante per le vicinanze, dice Angemino non c'era bisogno, che sapevo se non era lui direttamente, Pino Libero o Bernardo Provenzano, qualcuno di loro. Quanto riguarda invece Dell'Utri, non so l'altra fonte, ma questa è una mia deduzione, pensavo a Raffaele Ganci, attraverso l'imputato, l'atto Cinà, quello computato di Marcello Dell'Utri, che non è che vedere con l'imputato di oggi, però non scudo in altre fonti. Di Bossi sinceramente non lo so. No, mi interessava. Sì, chiedo solo. Per quanto riguarda Dell'Utri. Sì, ho detto. Quindi, lei dice, se ho capito bene, che il contatto era fornito da Raffaele Ganci e da Cinà, omonimo dell'odierno imputato. Sì. E questo Cinà omonimo era un esponente mafioso? Che cos'era? Un esponente mafioso, non so se è la stessa famiglia di Raffaele Ganci o una collegata. Ho capito. Dello stesso mandamento, per capirci. Senta, non c'era lei a conoscenza di altri canali oltre Ganci, che poi di fatto Cinà è lo stesso, mi pare di capire, lo stesso territorio. È a conoscenza di altri canali oltre Ganci in merito ai contatti con Dell'Utri nel 1992, in questo momento, quando avviene questa affermazione di Rina? Canali non lo so, però non so qual è, anche qui la domanda non riesco a capirla. Canali no, perché io mi ricordo no. Allora, proceda ad una contestazione giusto per sollecitarle. Sì, Presidente, c'è posizione, perché una volta che ha risposto, non comprendo la domanda, se si potesse specificare la domanda prima di contestare, dico sul metodo. Aspettativa, possiamo fare evidentemente una contestazione, che è soltanto una sollecitazione di memoria. Non c'è nessun problema. Oltre da Raffaele Ganci, c'era qualcuno che forniva notizie in merito ai rapporti con Dell'Utri? Più chiara di così. Ma c'era Pino Libero prima di tutto, Nino Cinà, il computato di oggi, e due, che frequentava, era l'orecchio di La Palermo Bene. C'erano tante vie, Torino aveva, non è che ero io, aveva tutti i raccoglitori. Procediamo allora. Sì. Allora, procedo ad una contestazione dal verbale del 18 maggio del 2011 nell'ambito del processo a carico di Mario Mori più altri, pagina 12 del verbale, quintultimo rigo, a domanda precisa del pubblico ministero, il signor Brusca ebbe a dichiarare: sapevo che c'erano da un lato Raffaele Ganci con il suo mandamento attraverso il Cinà, no Antonino Cinà, l'altro Cinà. Dall'altro lato c'era, quando fu che la reggenza di Santa Maria del Gesù era costituita da Ignazio Pullarà, successivamente è stata tolta e venuta, è stata assegnata a Pietro Allieri, contestualmente a Carlo Greco. E queste notizie... Quindi forse possiamo fermarci, vedo che... Sì, confermo, confermo che non avevo capito la domanda. Va bene, allora prima ancora di completare lei... Sì, la confermo. E poi eventualmente la confermo. Confermo. Sì, confermo. Nel senso che prima di questo fatto c'era stato successo che Ignazio Pullarà, prima che gli venisse tolto il mandamento di Santa Maria di Gesù, che quale era la lui reggente, aveva in maniera autonoma portato a termine un attentato contro Silvio Berlusconi attraverso tre soggetti, uno è un certo Zanca, il nome un già Pippo Contorno, e un altro non mi ricordo in questo momento il nome, che li doveva per farsi dare cosiddetto pizzo, la messa a posto, e se non ricordo male erano 600 milioni l'anno che percepivano da questa messa a posto, perché il pizzo non era solo su Palermo, ma anche esteso alle ogni gruppo delle famiglie, il gruppo di Santa Maria di Gesù avevano loro, e questo c'era il mio amico Alfredo Buone, altri avevano un altro che li pagavano il pizzo, quindi per Milano c'era questo satellite di Cosa Nostra, ognuno aggiungeva dei fatti loro. Siccome questo pizzo lo pagava a tempo di Stefano Bontassi, poi dopo la morte di Stefano Bontassi si era interrotto, lui per ritornare a fare pagare il pizzo gli fa questo attentato e quindi si rimette in moto questo fatto. E da lì, poi nell'89, per problemi interni di Cosa Nostra, la reggenza a Ignazio Pollarà gli viene tolta e viene passata a Carlo Greco a Petraglieri. E quindi gli passano pure questi soldi, dice sì, poi Totorrina, perché poi quanto poi gli spartiva un po' a tutti i mandamenti di Palermo e di Corte.
e quindi ci poteva essere anche questo canale, attraverso questo quarto canale, per avere contatto con Deluca. E Carlo Greco, chiedo scusa, ragionando con la logica di Cosa Nostra, questo Carlo Greco significa Bernardo Provenzano. Ecco, la contestazione poi arrivava a questo. Ce lo vuole spiegare meglio allora questo profilo? Cioè Bernardo Provenzano, nell'ambito di questo rapporto, che ruolo aveva? Che erano i loro portavoce, tranne che quando non c'era qualche cosa di necessitato, Dorlina li chiamava direttamente e li affrontava. Ma quando era una normale amministrazione, di queste cose così o altre di altro carattere, il Provenzano era il loro portavoce. Il loro può indicare chi era il loro? Chi era il loro portavoce, il contatto tra Rina e il petroliere Carlo Greco. Era Provenzano? Sì. Cioè preferivano parlare, questi due preferivano parlare più con Bernardo Provenzano che con Totorino. Benissimo. Gli veniva per comodità, forse per pensione, non lo so. Ma anche in merito ai rapporti con Dell'Utri? Anche in merito ai rapporti con Dell'Utri? Sì, questa è la domanda. Guardi, tutto quello che passava da petroliere Carlo Greco principalmente passava da Bernardo Provenzano e poi arrivava a Totorino, quindi può essere pure anche questo. Ripeto, io non lo so specificamente. E allora, Presidente, io proseguo dalla contestazione perché poi sono stato interrotto, ma... Se vuole rileggo velocissimamente il passaggio, perché sennò non si comprende. Sapevo che c'erano da un lato Raffaele Ganci con il suo mandamento attraverso il Cinà, no Antonino Cinà, l'altro Cinà, dall'altro lato c'era quando fu che la reggenza di Santa Maria del Gesù era costituita da Ignazio Pugliarà, successivamente è stata tolta, è venuta, è stata assegnata a Pietro Aglieri, contestualmente a Carlo Greco. E queste notizie, stiamo parlando Presidente di Dell'Utri, a Salvatore Rina li arrivavano tramite Bernardo Provenzano, che l'Ignazio Pugliarà aveva questo contatto con Dell'Utri. Quello che ha detto sostanzialmente, tranne questo sì, però, passaggio, dobbiamo cercare di capirlo. Si vuole riferire forse a questi ultimi passaggi in cui lei collega Ignazio Pugliarà con quello che detto oggi. L'ha detto prima, qual è la ragione, ha esplicitato. Rimaniamo fermi a questo periodo, 1992, le ha detto dopo Capaci, quando Rina le fa questa indicazione, ma vi era un interesse a contattare in quel momento Dell'Utri per qualche esigenza di Cosa Nostra? C'era interesse a contattare Dell'Utri e Berlusconi per poter contattare Bettino Craxi, che in quel momento ancora non era colpito da Mani Pulite, affinché potesse intervenire anche lui sul Marchese processo. Quindi per la revisione del... Parla di un periodo antecedente, sì. Non... 92 dopo la strage di Capaci. No, io parlo da, signor Presidente, quando ho detto poco fa, dalla sentenza, quando è arrivata l'ultima, già percepivo madame. Infatti la mia domanda era quella, era sì. Sulla revisione poi della sentenza. No, non revisione. Chiedo scusa se ho detto revisione, ma era proprio di intervenire in Cassazione, per l'esito. L'esito, prima, cioè, che, prima, gettare, prima cioè, che ci fosse la sentenza, quindi siamo nel 91. Sì. Ho capito, benissimo. Senta, ritorniamo invece alle confidenze che lei ha ricevuto da Pugliarà. Innanzitutto ci illustri chi è Pugliarà quando le fa queste confidenze, in che periodo siamo, che vicenda all'interno di Cosa Nostra stava vivendo in quel momento quando le fa quelle confidenze Pugliarà. Dunque siamo 88-89, io sono ancora sobbrigato speciale, Ignazio Pugliarà gli era stata tolta questa reggenza e me ne aveva sofferto moltissimo, perché non riusciva a capire per quale motivo, e a un dato punto con l'interesse del nipote Santi Pugliarà lo abbiamo accolto a San Giuseppe Alto per rinquadrarlo un pochettino, per rifarlo rilassare e diciamo tranquillizzarlo un pochettino, e in commento di conviabilità del discorso mi fa queste confidenze, che lui ha fatto questo attentato, che il risultato ottenuto, siamo in 88-89 e l'argomento è venuto San Giuseppe Alto in un villino del Tribunale da Damuse, signore, sono confinati. Quindi le raccontò l'episodio dell'attentato, sì. Già non voglio insistere su questo, ma per l'iniziativa che Pugliarà, o meglio, l'iniziativa di Pugliarà nei confronti appunto di Berlusconi per ottenere diciamo l'estorsione, era un'iniziativa autonoma di Pugliarà oppure era stata autorizzata da qualcuno e se sì da chi? No, era autonoma, però in riferimento a quello che erano le progressive del suo mandamento, cioè di Stefano Bontate, lui continuava quello che è il suo metodo di agire, era in quel momento l'ha fatta autonoma. E visto che aveva agito autonomamente, vi erano state delle conseguenze per Pugliarà? Sì, uno perché aveva fatto questa cosa senza dire niente, e più c'erano anche altre stupidaggini comportamentali sul territorio. E qual era stata la conseguenza nei confronti di Pugliarà? Togliere la reggenza e farsi soldato semplice. E in merito al...
al contatto, quindi all'estorsione nei confronti dell'onorevole di Berlusconi, dell'imprenditore all'epoca Berlusconi, quale fu la conseguenza? La conseguenza dell'estorsione o... Del rapporto, il rapporto, visto che Pullarà era stato degradato, questo rapporto l'ha mantenuto Pullarà o è stato ereditato, assunto da qualcun altro? No, ho dovuto passare a me Bagalli, compreso questo rapporto, a Petroliere e Carlo Greco. Che da quel momento in poi se ne occupò Salvatore Riina, cioè attraverso tutte queste serie di canali. Benissimo. Quindi è Riina che assume su di sé direttamente questa iniziativa? Sì. Senta, un'altra circostanza. Lei Giovannello Greco lo conosce? Sì. Chi è Giovannello Greco? Era uomo, era uno dei fratelli scappati, uomo della famiglia di Ciaculli. In che periodo? Io l'ho conosciuto fin dalla mia... L'ho conosciuto già come uomo d'onore, abbiamo commesso assieme l'omicidio del colonnello Russo, sapevo che aveva commesso tutta una serie di omicidi in Palermo e dintorni, e comunque era una persona in quel momento molto vicino a Giuseppe Greco Scarpa, uomo d'onore della medesima famiglia. Senta, sa se questo Giovannello Greco avesse investito del denaro in attività economiche e imprenditoriali? Sì, e che mi racconta pure il Ignazio Pullarà, che a un dato punto aveva saputo dal Cinà, non questo coimputato, l'altro, il coimputato di Marcello Dell'Utri, che Giovannello Greco gli aveva fatto un assalto a casa, andare a chiedere i soldi investiti proprio da Berlusconi, Fininvest, comunque il gruppo milanese. Assalto a casa a chi? A Nino Cinà, cioè, assalto senza centrale a casa, con il pistola, l'ha minacciato, lui i familiari, voleva recuperare i soldi investiti di lui, del cognato Pietro Marchese e di qualche altro. Che nel frattempo Pietro Marchese era stato ucciso a Lucciardone nell'82. Perché questa iniziativa di Giovannello Greco di cercare la restituzione di questo denaro? Da che derivava questa iniziativa? Derivava che lui era scappato, quindi aveva necessità, doveva recuperare i suoi soldi, quindi non potendo agire secondo le regole di Cosa Nostra, agiva in queste modalità. Che se veniva trovato a Palermo in quel momento sarebbe stato ucciso. E Cinà come si comportò in quella circostanza? Che si ci ha messo a disposizione, però il fatto lo racconto dopo, e per questo motivo Ignazio Pullarà ci si lamentò, che lo richiamò, non è successo qualche cosa. Avvocato, prego. Scusa, da Parma non si sente, se è possibile parlare al microfono, grazie. Sì, avvicini il microfono e diamo atto anche l'avvocato Federico se intervenire. Perché ritiene gli argomenti che sta trattando non hanno nulla a che vedere con la trattativa. Per quanto riguarda, ovviamente lei sa quali sono le conoscenze in questo momento della Corte, quindi non sappiamo qual è lo scopo a cui tendono queste domande al pubblico ministero, quindi il pubblico ministero può procedere. Scusi Presidente. Presidente, mi scusi, sono avvocato presente, volevo sottolineare che sono presente. Sì, credo che ne abbiamo già dato atto, a verbale. E anche l'avvocato del imputato c'è. Quindi al momento procediamo, poi vedremo dove si arriverà. Quindi che periodo siamo quando Giovannello Greco chiede la restituzione di questo denaro a Cinà? A Cinà della Noce. Guardi, con precisione non mi ricordo, ma siamo 83-84, con precisione, io la notizia la prendo nell'88-89 quando me l'ha detto. Sempre quelle confidenze di periodo? Sì, però ripeto, su questo non sono essere più preciso. Senta, lei ha conosciuto Vittorio Manguero? Sì, lo conoscevo quando sono stato arrestato, l'ho incontrato in una sezione, ma per un paio di giorni, perché poi sono stato trasferito alla quarta sezione e lo conoscevo. Poi lo conoscevo così genericamente per nome, e poi durante la detenzione di mio padre, in particolare all'ospedale civico di Palermo, che c'era una sezione a parte, lì anche lui era ricoverato e me ne parlava mio padre, sì, ma così in maniera molto generale. Ma suo padre gliene ha parlato come uno che era degente in ospedale, cioè per quale ragione? Era degente in ospedale, era nel mandamento di Pippo Calò, una quindi persona... come uomo d'onore? Sì, come uomo d'onore, sì, si parlava una persona rispettabile, per quello che veniva lì dentro. Signor Brusca, i giudici popolari soprattutto non lo sanno, Pippo Calò era il reggente di quale mandamento? Reggente, era il mandamento di Porta Nuova. Quindi Mangano faceva parte del mandamento di Porta Nuova? Sì. Capito bene? Sì. Senta, lei poi dopo l'arresto di Riina ha avuto contatti con il Mangano? No, dopo l'arresto di Riina no, io ho avuto contatti con Mangano dopo che Cancemi Salvatore si consegnò alle forze di polizia dei carabinieri.
Benissimo. Per quale ragione? In virtù di queste parole dette dal mio, in particolar modo dal mio padre, che è una persona disponibile che si poteva trattare, in quel momento avevamo l'esigenza di dare una trovare un reggente della famiglia di Portanova, sempre che Cangemi si era consegnato. Allora, valutando con Luca Pagarella sul da farsi, gli ho detto: guarda, io l'unica persona che posso contattare è Vittorio Mangano, in quanto mio padre me ne parlava bene. Lui mi ebbe a dire qualche cosa, una storia di una pistola, dicendo che gli aveva regalato sia per bontà. Dice: comunque, vabbè, se guarda, mio padre me ne ha parlato bene, se poi lo cerco e gli do la reggenza. Così ho fatto. L'ho cercato, mi sono incontrato e gli ho detto che da quel momento in poi lo poteva reggere il mandamento di Portanova. Questa decisione lei l'ha assunta insieme a Pagarella? La valuto e la sfruttiamo insieme a Pagarella. Io in quel momento c'era per capirci, da un lato io venivo isolato per gli attentati, però dall'altro lato poi con Pagarella facevamo altre cose. E Mangano si rese disponibile in relazione a questa vostra designazione? Sì, subito. Subito. Dopo questa designazione di Mangano, lei ebbe modo di ricercarlo per altre ragioni, di contattarlo per altri motivi? Siamo sempre, mi pare di capire, insomma, dopo la consegna, la costituzione di Cangemi. Sì, allora primo impatto fu di mandamento, di cominciare a gestire quello che era l'amministrazione del mandamento, e qualunque cosa di sentirci e parlare. A un dato punto io mi trovo a Partenico in una stalla dove facevo qualche appuntamento, e sul tavolo, una coincidenza che non avevo comprato io, sul tavolo trovo una rivista, L'Espresso, la leggo, curiosità. A un dato punto trovo un articolo che riguardava Vittorio Mangano, Dell'Utri, Berlusconi, come si chiama l'altro? Con un altro nome importante vicino al cavaliere Berlusconi. E si parlava, l'attenzione mia riguarda Vittorio Mangano, il suo incarico da saliere, da faccendiere, quello che era, i rapporti avuti con questa famiglia. Ora non mi ricordo l'articolo preciso. Questo dettaglio, io poi quando mi ci incontro con lui, prendo questo articolo e me lo conservo. Parlo con Luca Pagarella, che nel frattempo noi cercavamo, oltre a Sicilia Libera, oltre gli attentati, oltre a tutto il resto, cercavamo anche qualche altra possibilità di poter sempre ottenere benefici, benefici di legge per Cosa Nostra. In base alle quali erano le valutazioni del momento, dico: ma possiamo parlare con Vittorio Mangano, se lui è d'accordo, cioè, se gli andiamo a chiedere se può fare qualche cosa in base a questo articolo. E lui è d'accordo di affrontare Vittorio Mangano e fare delle richieste e mandarlo da Dell'Utri e da Berlusconi. Pensiamo sempre prima della resa di Riina per ritornare. No, dopo. E su questo, Presidente. All'inizio il Pubblico Ministero l'aveva fatta questa domanda. Io ho specificato. Quindi si riferiva prima della resa di Riina a quell'incontro per dargli la reggenza. Io, siccome poco fa ha detto Riina, poi ho specificato no, dopo Cangemi. Perché prima di Riina, dopo Riina no, dopo Riina si è presentato Cangemi. Io fino a. Cioè dopo Riina sì. L'episodio della reggenza. Ora lei sta riferendo un altro episodio. Ma siamo dopo Riina. E qua siamo dopo la resa di Riina. Se mi consente, per cercare di dare un minimo di datazione, quantomeno all'articolo dell'Espresso, il Pubblico Ministero chiede di mostrare in visione al signor Burska degli articoli dell'Espresso già depositati, fanno parte del punto 28 della produzione del Pubblico Ministero del 26 settembre 2013, per vedere qual è l'articolo dell'Espresso che ha sollecitato poi, voglio dire, questo interesse del signor Busca. Lo possiamo esibire. Chiedo scusa, prima di vederlo io vorrei portare un punto, dopodiché lo vedo. Gli spiego perché. Quindi d'accordo con Pagarella, chiamo Vittorio Mangano, credo che da solo, però d'accordo, cioè quello che dovevo dirgli era d'accordo con Pagarella. Eravamo ancora fasi, già la situazione si attenuava nei carceri di Pianosa e La Sinara, però ancora c'era qualche lamentela che arrivava forte sulle ristrettezze penitenziarie di Pianosa e La Sinara. Allora lo mando a chiamare e gli dico: Vittorio, guardi, ho letto queste notizie sui giornali, io non conoscevo la storia del curriculum vita di Vittorio Mangano, di Cosa Nostra, pur facendo parte. Quindi gli chiedo: ma è vero quello che è scritto qua? E lui mi dà conferma, dicendomi che era vero, che si sono dovuto andare. E con Fallonieri gli aveva detto addirittura che c'erano alcuni articoli allora che venivano pubblicati sulla stampa, e questo motivo era preferibile che venisse licenziato per non creare problemi. Ma Vittorio Mangano gli va a dire, dice li lasci perdere, non ha importanza. Ma lui ha voluto togliere, tra virgolette, il disturbo. Però il rapporto era
mantenuto, l'avevo mantenuto integro. Quando io gli ho detto di poter, se aveva possibilità di poter riallacciare questo rapporto, lui mi ha detto non c'erano problemi ed era contento di poterlo fare, sia per lui personale ma anche per l'interesse di Cosa Nostra. Quindi, chiarito questo fatto, le dico quali erano le nostre esigenze. Dico da subito, quindi dove sapete che tu puoi partire e andare a fare questa richiesta per conto nostro, ma subito ce lo faccio più personale, che lui, come so dire, riprendeva i punti personalmente, e più per l'interesse di Cosa Nostra, che Vittorio Emanuele, per chi lo conosce, ha dato sempre un contributo in maniera molto efficace. Quindi se mette a disposizione, io le dico, guarda, il primo punto è l'urgenza immediata di attenuare il 41 bis. Nel tempo di svuotarlo, purtroppo capendo che non lo potevano, perché tutta la pubblicità che è stata fatta, non poterlo revocare definitivamente, quantomeno svuotarlo nei contenuti, e poi da lì in poi abbiamo creato un contatto per cominciare a fare delle leggi o decreti leggi che fossero in funzione sempre dell'interesse di Cosa Nostra, e che dire, se non si mette a disposizione, noi continueremo con la linea stragista, che già erano successe due, tre, forse tutti, io non sapevo, in quel momento ancora io non sapevo di quella dell'Olimpico, l'attentato. Quindi, perché anche addirittura neanche sapevo che era già stato messo in atto, io non sapevo nulla. Vittorio Mangano, tutto contento e soddisfatto di questo incarico, ci ha creato subito e dice parto e glielo vado a dire. Quindi, ora non so che tempo si è organizzato, uno, due, tre giorni, l'appuntamento come è fatto, questo non lo so. Ma io, diciamo che nell'arco di giorni, settimane, 10 giorni così massimo, ricevo già la risposta. Sempre da Mangano? Da Mangano, che era andato, si era incontrato con l'appuntamento l'ha fatto con recandosi in un'agenzia di pulizie, che a sua volta era amico di Vittorio Mangano, che faceva anello di congiunzione per poter agganciare Dell'Utri, Berlusconi, che questo qua a sua volta era un'impresa che lavorava all'interno della Fininvest, e mi ha detto che si era incontrato con Dell'Utri, cosa che io, quella che avevo detto, che avevo menzionato di non dire, si era incontrato con Dell'Utri dicendo che era contento del... chiedo un passo indietro, io perché gli mando queste notizie? Le mando questa notizia anche per un fine politico, per dire guardi che di quello che è successo nel 92-93 la sinistra sapeva, cioè sinistra democratica, governo di sinistra, quello che in quel momento erano in carica, quindi se vuole li può usare, siccome lui già veniva ritratto come possibile mandante del saggio e quant'altro, quindi li può usare politicamente contro se gli serve, perché la sinistra sapeva, questa è in sintesi. Dietro questo fatto lui ritorna e dice tutto contento, dice grazie, dice vediamo quello che possiamo fare. E da lì si è instaurato questo rapporto. Questo fatto, attraverso tutta una serie di interrogatori con la buonanima del dottor Chelazzi, l'ho posizionato, perché nel frattempo a Partinico era successo un furto di vitelli, e di questo furto di vitelli un po' di carne l'ho fatto avere poi a Vittorio Mangano, quindi ho collocato perché fu nella vicinanza di questo fatto, che se lo dico prima di vedere l'articolo, è stato individuato e è andato un po' troppo oltre rispetto all'esame in maniera troppo precedente sicura. Da Parma? Sì, ascoltiamo. Ah, è arrivato con Cina? Sì, ma era questo che volevo dire, appena entrato Gian Antonino, nato a Palermo, 28.4.45, vengono garantiti i diritti spettanti all'imputato e la possibilità di poter interagire per mezzo del telefono. Benissimo, allora quindi diamo atto verbale dell'intervento di Cina. Allora, Presidente. Presidente, chiedo scusa da Milano. Sì. C'è anche la presenza che è presente in serenità l'avvocato Gianferoni Brucca. Benissimo, allora diamo atto anche della presenza dell'avvocato Gianferoni nel sito di Milano. Allora, Presidente, mi autorizza a mostrare in visione la documentazione già acquisita al fascicolo del dibattimento? Lo potete prima lo sottopongo alle parti. Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato De Paolo. Siccome mi pare che stesse concludendo sul fatto del furto degli animali. Ha concluso, noi gli abbiamo tolto la parola, poi ci sono delle altre. Non lo so, però voglio dire, siccome comunque voleva riferire probabilmente. Prima non vuole riferire, noi possiamo anticipare anche il suo esame. Presidente, ma lui è imputato, quindi se dovesse voler concludere. Io ho percepito. Ma noi non l'abbiamo fermato, non credo che lei. Se deve aggiungere altro, ma si è fermato da solo. No, io ho fatto nel senso che il periodo di questo fatto è avvenuto in concomitanza nelle vicinanze di questo punto, quindi per dire se sono articolo primo o dopo, non vorrei che magari ne vedo chissà quanti altri, ecco questo volevo dire, poi non so qual è. Adesso le verrà esibito questo articolo, lei ci dirà se è quello che ricorda o no. Per l'esattezza, Presidente,
la produzione, come da punto 28 riguarda diversi articoli, se vuole, non voglio anticipare, voglio dire, la sì, data. No, no, questo no. Tanto sono depositati, acquisiti, sì. Per cui, voglio dire... È uno però degli articoli, quindi depositato... Io depositerò gli articoli, tutti, quindi... Ma quello che noi oggi esibiamo, qual è? Uno? No. O tutti? Tutti gli articoli, quindi li facciamo. Tutta la produzione numero 28. Tutta la produzione articolo del punto 28. Va bene. Una trattazione su quelli che sono. Vabbè, però qui la rilevanza, avvocato Federico, evidentemente è sulla. Comunque, se conferma sulla che datazione. Sulla datazione è sicuramente rilevante. Allora, sì. Andiamo al cancelliere, così. Ribadisco la necessità di avere una datazione. Sì, non è necessario, se ci sarà altro sulla rilevanza, stavolta è chiaro. Presidente, chiedo scusa, ma forse mi sono distratta. Presidente, chiedo scusa, ma la domanda sulla datazione è stata posta a me è sfuggita. Io per questo ho fatto l'intervento. Io non ho sentito la domanda sulla data, ecco perché sono intervenuta. Probabilmente mi è sfuggita la domanda. Sì, è stata fatta, lui ha dato delle indicazioni di massima, però siccome ha fatto riferimento a un articolo dell'Espresso, allora Bruce, esamini questa produzione. Sfogli, sono più articoli. Se tra questi ritiene di poter individuare quello a cui si è riferito nelle sue precedenti dichiarazioni, ce lo dice. Quindi noi abbiamo atto verbale che viene esibito la documentazione di cui al punto 28 della produzione del pubblico ministero del 26 settembre 2013. Nel frattempo diamo atto, quindi che interviene anche l'avvocato Di Peri. Avvocato Fori da Parma, nel frattempo chiedo autorizzazione del Presidente all'inoltre del documento a mezzo fax che ha prodotto Brusca in apertura d'udienza. Sì, sicuramente autorizzato, la provvederemo. Ma comunque la produzione comunque è nota. Prego? Cosa ha detto? Ah, no, scusi, forse non abbiamo capito. Cosa chiedeva lei all'inoltre? Non ho capito cosa ha prodotto Brusca, cosa ha mostrato alla Corte stamattina Brusca che è stato messo a disposizione degli avvocati. Sì, è un appunto con tre righe, possiamo... questo... Ecco, chiedo che ci sia autorizzazione... Se trasmettiamo per fax, se non c'è la possibilità qui, non mi dicono che non abbiamo, che quest'Aula non dispone di un fax, avrà la possibilità di esaminarlo, eventualmente tutte le facoltà le saranno riservate, anche se dovesse essere necessario un nuovo esame o un'integrazione, per meglio dire. Purtroppo non abbiamo, è un'Aula non molto apprezzata da questo punto di vista. Lo dia all'assessore. Grazie. Allora, signor Brusca. Andiamo avanti allora con l'esame. Andiamo con l'esame. Ritorniamo al primo incontro con il signor Mangano. Dove avviene? Il primo incontro con Vittorio Mangano, non credo sia avvenuto al Giardinello, ma forse anche a Palermo verso... lui sarà un ufficetto, una specie di lavaggio del genere, a Palermo o in altri luoghi nella vicinanza. Qua addirittura legge con il buon uomo, ma sembra parte amico, non me lo ricordo il primo incontro. Ecco, non se lo ricorda. Ah, in questo momento no, potrebbe magari in altre circostanze l'abbia detto. Sì, ricorda... Il primo incontro di questo fatto o di incontrare Vittorio Mangano? No, l'incontro proprio fisico con Vittorio Mangano, dove avviene? Non me lo ricordo in questo momento. Quando è mai sei più preciso per la pubblica ministeria, perché lui ha parlato di diversi... Il primo intende quello della reggenza per intendere? No, quello dopo la richiesta di contattarlo per queste esigenze poi di avvicinare Dell'Utri e Berlusconi. Dopo quello della reggenza? Sì.
Allora parliamo di questo secondo incontro di cui lei ci ha già parlato. Nella stalla di Cangelosi, a Partinico, stalla di Cangelosi. Chi è questo Cangelosi? Era una persona normale che mi stava favorendo la detenzione. Senta, lei chiede quindi la disponibilità a Mangano per attivarsi su questo profilo? Sì. Chiese anche a Mangano la conferma delle notizie che erano apparse sull'articolo? E da lì ho chiesto la conferma se lui era vero quello che veniva. L'articolo era ampio, però a me voleva interessare il rapporto lui con questo gruppo Berlusconi e mi conferma. E poi mi racconta alcuni dettagli personali. Quindi, che erano scritti sull'articolo. Quindi conferma il contenuto dell'articolo? Sì. Senta, e poi. Attenzione, non abbiamo letto l'articolo, non abbiamo commentato l'articolo. Io ho chiesto dei rapporti. Perfetto. Quelle persone. Di questo anche con Confalonieri si verrebbe. Lui mi fa il nome di Confalonieri, io non ne. No, no, a me non me lo ricordo, però il nome di Confalonieri me lo fa nel senso che come lo trattavano, che lui era nel senso che lui se ne voleva andare e Confalonieri perché c'erano questi articoli spuntati sul giornale, dice non vi dia rete. Mancano che fa così. Perfetto. Quindi si sente garantito per il rapporto che ha con la delicatezza, diciamo, il contesto che si era creato fra di loro. Senta, lei di questo incontro con Mangano nella stalla a Partinico ne aveva parlato con qualcuno, lo aveva concordato con qualcuno di Cosa Nostra? In particolar modo con Leo Luca Pagarella. Che cosa decideste? Partecipa Leo Luca Pagarella a questo incontro? Delega solo lei? Valutiamo, concordiamo. E se non vorrei sbagliare, l'incarico glielo do io, però non credo che fosse ci sia pure lui, ho un ricordo vago su questo, perché l'incontro ci fu assieme, però non fosse fu questo o in altro. Insieme le intende. Io, magari e Vittorio Mangano. Allora, giusto per sollecitarle la memoria, visto che dice che ha un ricordo vago, dal verbale del 18 maggio del 2011, processo Mario Mori più 1, pagina 31, a domanda del pubblico ministero, facciamo riferimento proprio all'episodio della stalla Cangelosi, eravate tutti e due, dice il pubblico ministero, incontrate quindi lei e Pagarella incontrate Vittorio Mangano? La risposta del signor Brusca, sì. Quando e dove l'incontro avviene a Partinico e quindi alla stalla? Ne ho detto in uno dei due, che l'incontro sono più di uno, ma in uno di questi è sicuramente il primo e c'è pure Pagarella presente. Benissimo, perfetto, grazie. Senta, quindi Pagarella aveva condiviso questa scelta di individuare Mangano come referente? Sì. Lei dice che Mangano per arrivare a Dell'Utri aveva un suo contatto? Sì. Chi era questa persona? Un certo Roberto che era titolare di un'agenzia di polizia che lavorava all'interno della Fininvest. E attraverso lui aveva contatto diretto per agganciare quantomeno Dell'Utri, poi non si sa neanche Berlusconi via dicendo. Senta, e quali erano le esigenze che lei prospettò, voi anzi perché eravate due, le esigenze che voi prospettaste a Mangano da far pervenire a Dell'Utri? Nell'immediatezza di attenuare il 41 bis, di farlo svuotare nel tempo o nella rigidità per capirci, capendo che non lo potevano completamente eliminare e poi da lì una volta instaurato il rapporto con questo nuovo canale da parte mia da lì abbiamo cominciato a discutere poi tutta una serie di leggi sempre per i benefici di Cosa Nostra e l'obiettivo era sempre quello prima della revisione del maschile processo c'è troppo quello che abbiamo detto raggiungere benefici penitenziari far applicare il Giugozzini senta ed è... in sostanza diminuire la repressione su Cosa Nostra sull'organizzazione. Ma era tutto un progetto da sviluppare volta per volta. È in questo primo incontro a Partinico con Pagarella che fa il riferimento alla sinistra SA? Sì. E Mangano percepì, comprese il significato di questa indicazione oppure le la dovette spiegare a Mangano? No, gli specificai il dettaglio, che avevamo avuto dei contatti con questi che si erano con riferimento a questi che si erano fatti sotto, quindi c'erano stati dei contatti, quindi la sinistra sapeva per questo motivo. Io fino a quel momento non sapevo ancora del ruolo dei carabinieri, quindi parlavo in questo linguaggio alla presenza di Pagarella. Quindi indico la sinistra sa, spiegandoli sinteticamente questo progetto. A che cosa si riferiva con l'espressione la sinistra sa in relazione a che cosa? Che cosa sa?
sa che quello che stava avvenendo in Sicilia, gli attentati, tra virgolette questo contatto Corrina, tutto quello che stava avvenendo la sinistra, il governo di sinistra sapeva, cioè a cominciare dal Mancino che era allora ministro dell'interno, ma tutto il governo, non è che specifico lo soggetto, tutto il governo in quel momento storico. Lei ha detto, se ho compreso bene, di questo contatto di Rina, innanzitutto se non ho compreso ovviamente non vado avanti, ha detto di questo contatto di Rina o non l'ho sentito male? Sì, sì, ho capito bene. E questo contatto di Rina qual era e se lo esplicitò lei a Mangano? Che ne abbia parlato sì, ma i dettagli non glielo, a me non credo che i dettagli non glielo ho detto, però l'argomento glielo introdussi, l'ho spiegato, nel senso qual era il nostro scopo, che già c'era stato un contatto, una trattativa, via dicendo. Ah, addirittura gli ho detto, ecco, un dettaglio forse non so se è questo che vuoi sapere, ma questo era un discorso per, non trovo la parola per specificarlo, faccio i nomi pure dei servizi segreti. Dico, i servizi segreti sanno tutto, ma non c'entrano niente i servizi segreti, ero solo per alludere a quello che stava avvenendo, per dire, non è solo cosa nostra, ma anche i servizi segreti, ma non c'entrano niente. Come reagì Mangano dinanzi a queste sue indicazioni del contatto di Rina, la sinistra sa? Ha compreso, ha capito, diciamo, cioè nel senso capivo quello che era successo in quel momento storico, comprendo qual è il suo ruolo, quello che deve andare a fare, e parte con questo bagaglio di conoscenza per andare a sviluppare poi successivamente. Sì, però per lei spiegasse un po' meglio questo riferimento sì. Ai servizi segreti. Perché no, nel dialogo. Questo, allora, per non dirgli che è stato bagare la busca a Messina Matteo Denaro, che era cosa nostra. Quindi era riferito agli attentati? Sì, perfettamente. Lei inserisce, ma perché parlando lei sta parlando con Mangano? Sì, però Vittorio Mangano non è che sta parlando con Vittorio Mangano, deve andare a parlare con il suo interlocutore. Non è che né a Vittorio Mangano ci vuole i servizi segreti c'entrano. Gli dico, digli. Allora, deve chiarire sì. Appunto, perché altrimenti non riusciamo. No, Vittorio Mangano, non dico che abbiamo salito d'accordo con i servizi segreti, no. Quindi Vittorio Mangano sa che quegli attentati sono vostri, sì, come lei dice a lui. È cosa nostra, però non gli dico in dettaglio chi è stato come, anche perché, perfetto. Approcciarsi con gli altri. Anche perché non li sapevo neanche io, figuriamo andare a spiegare. Però gli spiego la sostanza e il contenuto. E per lui adoperare un linguaggio nei confronti del politico, gli dice guarda che i servizi segreti sapendo, ma riferimento al governo. Senta, e dinanzi a queste sue indicazioni appunto del contatto, la sinistra la sa, Mangano rimase sorpreso, esternò qualcosa sotto questo punto di vista? Sorpreso nel senso ha compreso di quello che era successo, compreso c'è quello che era dove eravamo arrivati, ma che si era fermato questo contatto, e quindi lui ha compreso quello che era successo, e quindi attraverso questo canale poi lo volevamo riprendere quello che era stato interrotto. Ma lui, il Mangano, le rappresentò qual era la sua convinzione in merito alle stragi, soprattutto del continente, nel 93? No, fino a quando io non gli rivelo i dettagli non sapeva nulla, era un ospite come tutti gli altri. A meno che mi ricordi così, che almeno non aveva nessuna altra fonte. Io glielo spiegato, lui rimase meravigliato di quello che stava avvenendo e capiva il perché. Quindi lei le spiegò che quelle stragi servivano a cosa? Aveva un fine, a far ritornare questi a trattare, questo del famoso papello. Benissimo. Poi con Mangano vi siete salutati, immagino, con un impegno futuro. Sì, quello del periodo era un, posso dire, settimanale, quindi i giorni ci avevamo spesso, frequenti. Presidente, perdoni. Prego, cosa vuol dire? La domanda è fortemente successiva, immagino vi siete salutati. No, avvocato Di Pelle, per la verità, prima che lei intervenisse, già Brusca ha riferito ad un incontro già la settimana successiva. Sì, il riferimento è chiaro. Dicevo, e il... per chiarirlo anche per l'avvocato Di Pelle, ha già riferito ad un incontro di poco, ha parlato di quella settimana in cui Mangano avrebbe riportato la risposta avuta dopo il suo viaggio a Milano, fatto dopo 2 o 3 giorni dal primo. Confermo. Ritorno su questo. Quindi Mangano si è attivato. Quanto tempo dopo, rispetto a quell'incontro a Partinico, alla stalla di Cangialosi, Mangano ebbe a riportare una risposta? Questo è quello che ha già detto. No, vorrei approfondirlo, Presidente, perché è andato ovviamente sparato prima, quindi. Per eccesso una decina di giorni, per eccesso. Quindi al massimo 10 giorni. Sì, è stata breve, io mi ricordo che è stata... breve. No, quando dico breve non dico mese. Posso sbagliare 15 giorni, però penso meno di 10 giorni. Meno di 10 giorni? Sì, è stato in giorni, ripeto, non è stata una risposta attesa nel tempo. Senta, e dove avvenne? Sempre in quel momento erano gli appuntamenti li facevo o in questa stalla o a distanza ravvicinata, ma sempre in questa stalla
500 metri, in una cantina, un bottigliamento del genere di Giovanni Bonomo. Senti, allora io procedo ad una contestazione sulla domanda precedente in merito al tempo in cui avvenne la risposta. Dal verbale sempre del 18 maggio 2011, del processo a carico di Mario Mori, pagina 34, a domanda ovviamente del pubblico ministero, quando mandano porto la risposta, il Brusca ebbe a dichiarare: la risposta la porto sempre a Partinico, in quel momento, ripeto, io facevo base lì, ora non mi sovviene, sono passati, non è successo oggi per domani, perché lui doveva, ha necessità di contattare queste persone che non gli veniva facile, comunque è passato un bel po' di tempo, non so quantificarlo, io ho perso 15 giorni, 20 giorni, un mese, non me lo ricordo, comunque è passato un bel po' di tempo, non è stata una cosa veloce. Ora, signor Brusca ricorda meglio. C'è posizione, perché francamente intanto il Brusca ha parlato di più per la registrazione di Paola, e mi pare che abbia parlato intanto di più incontri, quindi che il discorso sull'incarico non è stato in un incontro solo. Sì, però stiamo parlando di questo incontro post viaggio a Milano. Sulla risposta bisogna vedere quanto tempo, se non ho compreso la domanda al processo Mori, quindi al dibattimento, se quant'era la distanza dal primo incontro dal secondo, ecco, questo volevo non parliamo, se ho compreso bene, nel senso la domanda dell'incontro in cui viene portata la risposta, lei si può... E la domanda è questa, Presidente. Adesso ci ha detto, ho 10 giorni, mi sembra di capire, che precedentemente abbia dichiarato. Non è passato un bel po' di tempo, non è stato 20 giorni, un mese. Ma solo mio, intanto divago, in quale scusa mi ricordo quella domanda, però ho detto che facevo base a Partinico, in particolar modo in quel momento facevo base nella stalla, ma qualche puntamento l'ho fatto pure con Vittorio Mangano in questo imbottigliamento di Giovanni Bonomo, ma siamo a distanza di centinaia di metri da un posto all'altro. Quindi siamo sempre a Partinico. Sì, sì. E la risposta, il tempo, signor Presidente, io esagero, ogni tanto divago, ma il tempo è stato breve, nel senso che è stato non un mese, 2 mesi, 3 mesi. Io posso dire 10 giorni, 15 giorni, forse esagerare 20 giorni, però non è stato, ripeto, lungo nel tempo. E quando io dico si doveva incontrare, nel senso che doveva telefonare, doveva cercare queste persone, quindi uno o due giorni per poter fare questo appuntamento, che lui diceva si attivava subito, ma subito con quelle esigenze di movimento. Credo che sia subito. Bene, grazie. Senta, e a questa all'incontro con la risposta era presente solo lei oppure c'era qualcun altro? Non vorrei sbagliare, ero solo, però non escludo anche la presenza di Bagarella, ma ero solo, ripeto, non insisto, ma ero da solo. Lei in quel periodo comunque era libero o latitante? Latitante. Come raggiungeva la stalla di Cangelosi in quelle circostanze? C'era qualcuno che l'accompagnava, lo scortava? C'era quando ci andavo da solo, c'era quando c'era necessità di qualcuno mi batteva la strada, o camminavo da solo perché io guidavo la patente latitante, qualcuno mi batteva la strada, cioè dipende dalle circostanze, facevo l'una e l'altra. E chi era la persona che le batteva la strada? Chi è che era solito accompagnarla a questi incontri, li organizzava, la conduceva sul posto? In particolar modo, scusi, signor Presidente, la opera. No, per la proficuità dell'esame, scusate l'interruzione, ci siamo persi la collocazione nel tempo di questo incontro alla stalla Cangelosi. Quando il signor Brusca pone questo incontro? È stato detto, ma non abbiamo sentito bene. È stato fatto riferimento a un articolo dell'Espresso individuato con una certa approssimazione, ecco, con qualche dubbio. Esatto. E quindi 8, poi 4, la collocazione 4. Temporale specifica, non abbiamo altro se non quello. Grazie. Prego. Ripeto la domanda, Presidente. Poi c'è un riferimento che per la verità è stato anche fatto, non so se era già arrivato l'avvocato Gianferoni, a questo furto di bestiame che forse sarebbe il caso di approfondire, che potrebbe sì, ora, servire forse... Ora ci poi allora andiamo avanti. Senta, allora, dicevo... Stava facendo la domanda, il pubblico ministero... Chi era solitamente la persona che li batteva la strada, organizzava gli incontri, la conduceva sul posto? In quel momento storico la persona più vicina che territorialmente era Ignazio Traino, fratello di Michele, però mi servivo anche altre volte di Monticciolo, ma diciamo in minima parte, e Domenico Raccuglia anche in minima parte, quindi a queste tre persone. Sì. Ritorniamo all'episodio appunto del furto di animali, vediamo di approfondire questo profilo. Lei come mai ancora questo ricordo a questo episodio? Perché mi ricordo che l'argomento trattato fu in coincidenza di questo furto, perché lui partì, tornò e all'occasione gli regalai della carne macellata da questo, proveniente da questo furto. Allora, vediamo se lei riesce a darci qualche indicazione più precisa su questo punto. Però fu un furto di animale avvenuto a Partinico, posso dirle poi quello che sono state le indagini, i riscontri che sono stati trovati. Ci dica adesso dai danni di chi? Un certo Toia di Partinico, fatto dai fratelli Vitali, da Leonardo Vitali che ancora era libero.
che credo fu arrestato poi successivamente, e sappiamo che ha fatto la denuncia del furto. Quindi il furto è regolarmente denunciato, sì, da questo, sì, Toia, sì, sì, l'ho saputo da allora che ha fatto la denuncia. Vitale, lei sostenne questa carne che ha mangiato a Magna. Senta, Monticciolo, nome di battesimo, qual è? Senato Comunale Giuseppe Monticciolo. Chi era in quel periodo, quindi siamo comunque nei primi mesi del 94? Beh, uno che mi aiutava tanto, uno su San Giuseppe Ato, diciamo, il mio braccio destro, che mi ha su San Giuseppe Ato. Il suo braccio destro nel senso? Che tutto quello che riguardava le San Giuseppe Ato e i paesi d'intorno, sì, cioè, era lui che mi sbrigava le pratiche, i messaggeri, quello da fare, quello che si doveva organizzare, però avevo altri territori che me lo sbrigavo io direttamente. E questo ruolo di messaggero di Monticciolo l'ha svolto anche nei confronti di Bagarella in quel periodo? Sì, l'ho fatto anche nel confronto di Bagarella, per contattare i suoi nipoti o qualche altra cosa. Lei sa se Monticciolo incontrasse Bagarella appunto da solo, ovvero senza la sua presenza, la sua di Brusca? Cioè, mi ricordi no, però tutto è possibile nella vita. Senta. E quindi questi messaggi, come diceva per il suo... Ogni volta che Bagarella si incontrava con me, lui si vedeva anche con Bagarella. E lui gli mandava i messaggi per il nipote. Monticciolo si vedeva con Bagarella. Alla mia presenza. Alla sua presenza. Mentre da solo non è mai capitato. Siccome che io mi ricordi no. Lo utilizzavo come messaggero. Messaggero perché per lei non c'era. Ecco. No, messaggero nel senso che io gli davo i bigliettini da cose da sviluppare su San Giuseppe Iato. Messaggero con altri soggetti di San Giuseppe Iato. No, con Bagarella. No, Bagarella l'occasione lo sfruttava anche per sue esigenze e in particolar modo con i suoi nipoti, i figli di Totorino. Chiarisco poi che significa Bagarella l'occasione l'ha sfruttata. Assieme a me. Valeva anche lui di Monticciolo. Di Monticciolo. In questi incontri, questi appuntamenti a Partenico, non c'era, quindi la stalla di Cangelosi, l'imbottigliamento del genere di Bonomo, un'altra abitazione di un certo Bianco, in questi appuntamenti spesso capitava di venire anche Luca Bagarella, perché ci facevamo altri incontri con altri soggetti, di cui partecipava anche Monticciolo, e Bagarella lo utilizzava per mandare qualche messaggio ai suoi nipoti. Comunque Bagarella, mi pare di capire che ha utilizzato Monticciolo per quel duplice omicidio di cui abbiamo parlato prima, no? L'ha utilizzato alla mia presenza, che l'ho autorizzato io, che l'ho utilizzato Bagarella, io l'ho messa a disposizione. Perfetto. Senta, lei sa se poi Monticciolo ha avviato la collaborazione con l'autorità giudiziaria? Sì. Senta, signor Brusca, un'altra circostanza. A proposito della risposta che Mangono viene a portare, che cosa ne dice concretamente? Che era contento, era soddisfatto. Chi? Il suo interlocutore, che era Marcello Lutri. Tutto contento, soddisfatto, e che avrebbe ripreso sia sul piano personale che su quello che era sul territorio di Cosa Nostra, quello che mi ha detto Vittorio Mangano. Le fece proprio il nome di Lutri? Sì. Senta. Mangano le rappresentò solo di aver incontrato Dell'Utri o anche altri soggetti? Doveva incontrarsi, il messaggio era diretto a Silvio Berlusconi, però in quelle circostanze mi ha detto di incontrare solo con Marcello Dell'Utri, poi il successivo, se il messaggio è arrivato anche a Berlusconi, questo non ho avuto mai modo di approfondirlo. Senta. L'obiettivo era Marcello Dell'Utri, però il punto finale era Silvio Berlusconi. Ma le fornì anche una risposta sulle richieste da lei avanzate nel primo incontro, quindi quelle che aveva indicato qualche minuto fa. Che da lì a poi si sarebbe adattato per quelle che erano le loro possibilità. In quel momento io chiedo, come si dice, chiedo subito l'attenuazione del 41 bis se potevamo fare qualche cosa, ma il motivo principale è di agganciare un altro canale politico. Senta, e sempre in questo incontro, Mangano le rappresentò il tentativo da lui effettuato di contattare personalmente anche Berlusconi? Sì, successivamente mi è per dire che dopo questo fatto, che si era rinsaldato questo appuntamento, credo che se ci sia visto qualche volta, questo sinceramente non lo so, che Berlusconi era atteso a Palermo perché doveva partecipare a un comizio, una cosa del genere, e se ci doveva incontrare direttamente a Vittorio Mangano, se ci doveva incontrare direttamente in un ristorante sulla circonvallazione, credo di averlo fatto già, non, però in questo momento non mi viene, e che lì lui sperava di parlare direttamente con Silvio Berlusconi. Capito? Credo fossero le regionali del nord, le politiche del 94, però non,
non sono complice. Comunque lui espressamente mi ha detto che in occasione della presenza di Silvio Berlusconi a Palermo avrebbero, che c'erano problemi di sicurezza, scorte, comunque che si dovevano incontrare in uno scantinato, mi ha fatto tutta una serie di questo ristorante di Palermo. Uno scantinato di questo ristorante? Sì, mi parlava di scantinato, io non, per eludere diciamo, all'attenzione di essere visto da altri soggetti, quindi per avere un minimo di riservatezza. Lui mi parlava di un ristorante che aveva possibilità di potersi incontrare. Senta, lei questo tema l'ha affrontato già ieri, queste dichiarazioni che ha reso in maniera più completa oggi su Mangano Dell'Utri le aveva riferite nell'ambito del processo a carico dell'onorevole Dell'Utri? Che mi sono i miei ricordi quasi totale, però non avevo tralasciato il contatto diretto Vittorio Mangano Dell'Utri. E qualche altra cosa, però non mi ricordo come. Quando è che decide quindi di esplicitare in maniera completa questo contatto, questo rapporto e quindi rendere queste dichiarazioni? Questo già ieri l'ha riferito, già risposto per la verità. Io volevo chiedere un'altra cosa. E allora andiamo direttamente alla specificazione. Sì. Lei il 17 settembre del 2009 aveva subito, aveva ricevuto un avviso di garanzia? Sì. Per quali reati lo ricordo? Anche questo l'ha detto, risposto già ieri. Sì, però Presidente, ho necessità di chiarire alcune cose su questo. Possiamo già chiedere chiarimenti? Sì. Su questo rispetto perché... alla contestazione originaria, poi attualmente lei è sottoposto per quale processo? Diciamo tutti i vari processi, c'è questo, un altro, non so se dà una sentenza. Si vuole sapere no. Alla fine che cosa le è stato pesato? Dall'originario capo di imputazione elevato ma a suo tempo ci siamo arrivati a niente, cioè a niente fra virgolette, tentata violenza privata. Benissimo. Lei ha subito una perquisizione? Sì, in cella. In cella. Anche dei suoi familiari? Sì, sono stati coinvolti, non so quanti, 7, 8, non me lo ricordo quanti eravamo.